Buongiorno, finalmente il sole è tornato e quindi oggi non si sprecheranno momenti preziosi di luce naturale. Vado avanti con la lavorazione del mio fregio che in questo momento si presenta parecchio argentato, chiaramente, dopo tutto quello che è stato fatto ieri, ma dal momento che a me proprio tutto questo argento non interessa, probabilmente andrò a coprire, anzi lo farò, con alcune pennellate di Chal Paint e poi procederò con la Chal Paint e gli acrilici, come avevo detto ieri, perché vorrei ottenere un fregio colorato, tinte pastello, molto vivace e tranquillo al tempo stesso, un antico non antico, insomma, devo trovare il compromesso e questo lo farò a punta di pennello. A dopo. Come voi sapete, i colori acrilici asciugano molto, molto, molto velocemente, di conseguenza procederò abbastanza spedita. Sapete anche che, cioè, immaginerete, spero, che andrò a fare un lavoro non certo di massima precisione. Non so, immaginerò che questi fiori, adesso do una spegnellatina di beige perché l'argento coperto tira fuori una tinta tendente al grigio. Io voglio un po' di colori. Ora faccio una base veloce e poi andrò a sfumare senza proprio una precisione che userei per un dipinto, insomma. Anche se ovviamente la decorazione col pennello implica un richiamo ovviamente alla pittura originale, diciamo alla pittura colta. Io sto usando acrilici in questo momento. Faccio delle sfumature un po' rapidine, perché poi l'applicazione dei vari colori verde per le foglie saranno abbastanza classici, è un lavoro molto classico questo, quindi mi tengo il lavoro così, so che non lo inquadro completamente, ma perché dato che lo metterò in verticale è meglio poterlo vedere come risulterà man mano che lavoro, già come se fosse appeso, diciamo. E questo mi aiuta a capire dove andare a lavorare con un pochino più di riguardo. Un lavoro abbastanza veloce. Il legno chiaramente era ed è rimasto sostanzialmente un po' così a grana grossa, nel senso non è liscio un granché. Fa pensare a se proprio vogliamo dargli un po' di dignità, a un fregio recuperato da qualche mobile antico. Stavolta lo shabby chic lo mettiamo proprio un po' da parte perché a lunga potrebbe anche un po' stufare, anche se so che piace molto anche a me, però non riesco a vederlo in tutti i lavori, proprio tutti. Ecco, me lo giro bene e verifico di aver dato una stesura
calda, beigiata, diciamo, un po' in tutti i suoi lati. Poi userò una modezzatura finale che andrà a tirare fuori delle venature, no, perché qui venature non ce ne sono belle, grossolane, non è una bella incisione di questo legno, però creerò dei chiari scuri spero interessanti, quindi.
Questi sono i colori pastello di cui parlavo. Ho lavorato per sovrapposizioni, ovviamente, di colori, ne ho tenuti diversi in tutte le sfumature e sono andata a toccare un po' tutte le parti di questo fregio con il pennello stendendo un pochettino, mischiando un po' tutti i colori con annacquando e allungando il colore acrilico per renderlo quasi acquarellabile, come dire, fluido, in maniera che potesse scorrere sulla superficie e senza però ovviamente colare, un effetto anticato che lascia, essendo velato questo marrone, lascia intravedere tranquillamente il colore sotto. Senza coprirlo più di tanto. Ha una velatura proprio minimale. Andare anche un po' sui bordi, proprio per dare un aspetto omogeneo, ma fino a un certo punto. Perché poi il bello di questo lavoro è la continuità, nel senso, non ci sono reali stacchi fra un motivo e l'altro. È tutto piuttosto armonico, piuttosto equilibrato. Inoltre si arricchisce di dettagli, di particolari, di insomma, diventa un pochettino più raffinato, una cosa non buttata lì. Perché con due pennellate siamo capaci tutti, ma questi sono lavori che richiedono un pochettino più di cura. Chiaramente quel pezzo di legno che abbiamo visto all'inizio incomincia a risuscitare e risplendergli una gloria veramente non proprio sua. Gli eccessi si possono, volendo, già eliminare. Devo stare attenta a non scurire troppo. Praticamente niente, il lavoro procede in questo senso. Faccio delle ombre usando questa tinta antighizzante, diciamo. Ora spero di essere inquadrata bene con i pennelli. Piatti, ma anche no, insomma, se sono piatti forse è meglio, sì. Faccio con il bianco dell'acrilico, acrilico bianco, dei punti luce, dei tocchi di luce, e lo faccio anche qua tenendo il colore abbastanza non troppo denso. Allora, dicevo, un pennello piatto, incomincio da qua. Allora, cominciamo da questo botto. Vado a lavorare proprio le estremità. Di rilievi.
a creare proprio dare luce ai rilievi. Questo serve per dare luce a tutti i particolari che si sono un po' appiattiti nello scurimento e nei vari passaggi che abbiamo visto. Con un pennellino me li vado a tirare fuori in maniera un po' decisa, perché poi schiarirò ulteriormente, quindi questa maggior ragione devono essere ben chiari e definiti nel limite del possibile. Quindi non resta che, vedete, tirare fuori i bordi praticamente, schiarire anche qua dove i fiori sono panciuti. Schiarisco un po'. Faccio delle toccate di pennello abbastanza rapide. Vedete già la differenza fra un fiore e l'altro. Pennello piatto consente di lavorare proprio in maniera ottimale. Ci vuole forse un pochettino di tempo, un po' più di tempo, ma ne vale la pena, perché non dovete passare sul bordo con tutto il pennello, ma solo in alcuni punti, e più il pennello chiaramente è largo, più punti riuscite a intercettare, diciamo, riuscite a prendere. E qua la foglia, vedete? Non deve essere ovviamente un lavoro precisissimo. Potete anche utilizzare degli straccetti o le dita per tirare il colore. Io userò le dita sicuramente. Ecco qua, vado a tirare fuori le mie nervature e i punti dove penso che sia giusto che la luce picchi sul lavoro. È proprio veramente da un effetto luce, come se ci picchiasse proprio il sole sopra. Molto bello, un bel effetto.